tempo in più e lo possiamo fare. Cartomanzia. Si sente? Si sente, ma non si vede. Quindi datemi un secondo di cartomanzia. Forse i cioccolatini della Lind. No, non mi piacciono i cioccolatini della Lind. Quello duro morbido è il fondente. Ecco, non mi piace il fondente. Cioè, non è che non mi piace il fondente. Ho scoperto che il fondente mi porta mal di testa. Solo il cioccolato fondente, a quanto pare. E ma bestia di Satana, il cazzo, Dego, non lo posso mangiare. Non lo posso mangiare, posso mangiare soltanto... Quale copium? Ti copio il culo. Ti copio il culo. Leggimi tutte le carte. Amici, benvenuti sulla Cartomante, un gioco in cui verrà svelato il vostro tristissimo destino. Io adoro il fondentissimo. Raga, io non lo posso mangiare. Debuggo Studio è un collettivo formato da un gruppo di studenti del Master in Game Design presso l'ITS Marche. Siamo aspiranti game dev che vogliono creare insieme esperienze stimolanti e originali. Sogniamo in grande, ma per cominciare vi presentiamo La Cartomante, il nostro primissimo, umilissimo progetto. Hanno lavorato... Ah, queste sono tutte le persone che ci hanno lavorato. Che ficata! Ma ci gioco subito. Siamo all'alba del nuovo millennio e la TV italiana ha tantissimo da offrire, ma un canale in particolare cattura la tua attenzione, quello di una misteriosa cartomante. Prendi il telefono e chiamala per farti leggere le carte. Dopo ogni lettura si manifesteranno eventi super spooky. Presta attenzione ai cambiamenti che avvengono nelle varie schermate per trovare altri numeri da chiamare. I diversi finali si sbloccano chiamando la persona giusta al momento giusto. La Cartomante è stato creato nel giro di un mese da un gruppo di studenti per la Game Jam di Italo Corso 2024. In futuro faremo uscire la versione completa e migliorata. Ogni feedback è ben accettato. E quindi dai! Ma lei è Virna Lisi! Il cioccolato... Mangialo al latte. Ma infatti al latte lo mangio di solito il cioccolato. Però non lo posso mangiare nemmeno tanto, perché a parte il fatto che mo proprio zero. Yam yam! Madonna ragazzi, ma che bello! Abbiamo già una bella casa cursata, vedo. Ci sono, vediamo un po' com'è casa mia. Bello, ma il capo. Oh, ma c'è il capo. E abbiamo una fotografia di Dodò. Siamo già nella casa più bella del mondo. Allora, accendiamo un attimo. No! Aspetta. Ragazzi, non scaricate illegalmente, mi raccomando, altrimenti questo vi succede. La pirateria è un reato. Vi sparano. Sì, ma che... posso cambiare canale? Maronna, che ho messo? Beh, oggi devo proprio ricordare... Ma io guardo questo tutto il tempo. Non ho più niente in casa. Allora, vediamo un po', stasera cosa faccio? Fettine panate. Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate. Tu le fai da impazzire di bontà. Che bello, ragazzi, ma io guardo questo tutto il tempo. Dove tenete i CD piratati? Shh, nessuna parte. Si è magnata le fettine banane. Andiamo avanti. No, mi sono persa il milione. No. Hai dormito, signora? Mi risponda. Ciao, Tazzo. Cos'è questo pene? La torre. Come? La? Scusa, non capisco che avete visto. Tardi lo spelling. Un attimo, almenella. Un attimo. Come? Parla. Che cos'è? Dimmi cosa intendi dire. Come mio nonno che dice che quando mangia la pizza è l'acqua che lo fa stare male e non la birra. Sta facendo una cura di medicinale e non dovrebbe bere alcol. No, giuro che a me è fondente. Amici, cos'è che fa schiuma ma non è un sapone? 333-524. Eccola qui. Chiamiamola. Sì? Ciao, dimmi il tuo nome. Samandra. Ah, enter your name. Mi chiamo Yu... No, aspetta, scrivo tutto male. Yukali. Yukali, scegli uno per amore, due per salute o tre per fortuna. Madonna, io di cosa voglio farmi scegliere?
Fortuna, dai, vediamo la fortuna. Fortuna, chissà che se le carte saranno dalla tua parte. Guardi signora, me lo dica lei, me lo dica. L'imperatrice, il mondo e la giustizia. Madonna, sembrano tre carte di merda. Le carte hanno parlato e non promettono nulla di buono. Madonna signora, però che sfiga. Io lo sapevo. Ti ringrazio, Yukali. Avanti con la prossima telefonata. Le carte vi aspettano. Sì, ma ho capito, ma non mi ha detto niente. Non mi ha detto se morirò domani. E vabbè, ho capito. Ma il crocifisschio? Ma ho il crocifisschio curvato. Oh mio Dio. Posso toccare altro qui? Tra l'altro, l'altra cosa che voglio fare, voglio abbassare un po' il volume della musica. Non credo morirei domani, te lo posso dire anche io. Ma speriamo! Si sente poi tutto il resto? Perché io sento tutto bassissimo adesso. Ok, adesso si sente un po' meglio. C'è Juan. Richiamo la signora. No, andiamo avanti. Controlliamo un po' gli altri canali. Che magari vediamo. Nel mentre ti hanno scroccato 70 euro dalla bolletta. Vabbè, ma io li volevo pagare, ragazzi. Allora, c'è Pinocchio che parla. Va bene. C'è la Pirolangela, andrà tutto bene. C'è qualcosa che io devo vedere da queste cose di Pinocchio. Ah, posso chiamare Don Umberto, ragazzi. Che faccio? Chiamo Don Umberto. Aspetta. No, abbiamo superato già il momento. L'ha detto, ragazzi. Era una cultura precedente, anche se i Vangeli sono scritti con altre lingue. Ah, questo è ancora il signore di prima che sta giocando. Qualche giorno fa dall'Australia, la prima cosa che hai detto quando hai visto papà è stato: pensavo fosse più vecchio. Adesso vedo che non è vero, è anche giovane. Senti una cosa, appena compiuto 18 anni, la maggiore età, si è salito su un aereo secondo. Oh no, ma questa è la scena, ragazzi. È benzina. Come non sento? Ragazzi, è benzina. Questa è benzina. Non potevo venire in Italia a farlo, però adesso sono maggiore e l'ho fatto. Sì, questa è benzina. Allora, raga, intanto ci sta Spirit Cavallo Selvaggio. Chiamiamo Don Umberto. Ciao, dimmi il tuo nome. Madonna, ma tutti che vogliono sapere i miei dati personali, però. Mi chiamo Mario. Mario, che lo Spirito Santo possa liberarti da tutti i mali. Grazie, padre. Ragazzo mio, non si scherza con queste cose. Lo so. Quella cartomante è soltanto una ciarlatana che si affida a metodi pagani per vendere il futuro. Non c'è nulla di preoccupante in lei, è soltanto una truffatrice. Per sconfiggere l'influenza di questa persona, consiglio una preghiera alla Vergine dei tubi catotici prima di andare a dormire. Inoltre, se non credi sia abbastanza, prova a cercare conforto nelle parole del parroco della tua diocesi. Che il Signore sia con te, vai in pace. Che devo fare? Ma è prete, ragazzi, lui sa tutto. Non ruberesti mai un film, Umaronna, di nuovo queste pubblicità. Tanto posso accendere il ventilatore, così fa un po' più fresco e stiamo a posto. Voglio vedere se posso toccare altro. Prega con la Madonna. Ma ragazzi, ma non si è rizzato ancora il mio crocifisschio? Ma in TV non c'è Maccio Capatonda, era ancora troppo presto. Ma non si è ancora rizzato il crocifisso. È sparito il gabibbo. Dove? C'era il gabibbo? No, ragazzi, non c'era mai stato il gabibbo. Richiama il prete. Fettine panate, ho sentito parlare di fettine panate. Ha sentito parlare. Mamma mia. Come l'amicizia. Naturalmente, Dufour. Senti, io la richiamo. 333.
5, 2, 4. No! Sono una stronza! 3, 3, 3. Vabbè. 3, 3. 5, 2, 4. Vai. Richiamiamo. Ciao, dimmi il tuo nome. Mi chiamo Laurenzia. Laurenzia. Non mentirmi, so che sei sempre tu, Yukali. Ma è brava. Yukali, scegli uno per amore, due per salute o tre per fortuna. Vabbè, ma la signora sa. È maga, e allora scusa. Spara a Michelle, scusa, sto guardando la Internet Explorer. Va bene. Perché ho solo una cliente. Ragazzi, c'è la salute. Salute, quella è fondamentale. Quando c'è la salute c'è tutto. Vediamo cosa dicono le carte. E vediamo un po' cosa dicono le carte. Il matto, la giustizia e l'imperatore. Ma sta giustizia esce sempre. A me non sei. Le carte dicono che ci saranno degli alti e bassi. Ma tutto dipende da te. Bello, mi piace. Speriamo ci sia qualcun altro in attesa. Il prossimo avrà una lettura speciale. Io! Voglio essere io! Io! 5, 2, 3. Voglio essere io! Ciao, dimmi il tuo nome. Mi chiamo Penis. Non mentirmi, so che sei sempre tu, Yuka. E che palle però, signora. E allora che cazzo me lo chiedi a fare? Scegli uno per amore. Chiediamo di bellotta se mi fa la proposta. Ma, alla faccia sotto sopra. Amore, vediamo cosa hanno a dire le carte sulla sfera sentimentale. Vediamo un attimo. Vede il numero. Il diavolo, la giustizia e la tempra. Ragazzi, non è buono. Non è buono, niente proposta. Finita. Queste carte promettono bene. Il futuro ti sorride. Scusa? Qualcuno sistemi la linea. Subito! Non posso continuare a lavorare così. Perché mi sorride il futuro? Sì? Oh no! Ma ragazzi, mi si sono anche sputtanate le carte. E il pingo... Oddio, ma c'è del sangue ovunque. C'è il buddo con... Ma abbiamo tutto cursato, la mia fotografia è cursata. Chiuderei bellotta nell'armadio, del Berlu non mi fido. E manco io, però... Che dice che sto bene in amore. Signora? Hai aperto la finestra e fatto entrare la cartomante. Molto intelligente da parte tua. Ora la tua anima è intrappolata in una delle sue carte. Io non cederò ora. Ma ho cliccato per sbaglio. Fra l'altro, dov'è One, ragazzi? Come avete detto, ah, ma c'è One. Dov'è One? Ah, qui. Madonna che inquietanza. No, vabbè, non lascio entrare Scanio. Dai, ho capito. Chiamiamo di nuovo la cartomanzia. Uè! Ti prego, fammela risentire. Palle Calimero. Sentite, io chiamo Don Matteo prima. Chiamo Don Matteo prima. 48220. Dimmi il tuo nome. Mi chiamo Marisa. Marisa, che lo Spirito Santo possa liberarti da tutti i mali. E con il tuo spirito. Ragazzo mio, non si scherza con queste cose. Quali cose? Non ho fatto nulla. Quella cartomante è soltanto una ciarlatana. Ma non ho fatto nulla, signor Umberto. Io non nemmeno l'ho chiamata, non la conosco. Non c'è nulla di preoccupante in lei, è soltanto una truffatrice. Per sconfiggere l'influenza di questa persona, consiglio una preghiera alla Vergine dei tubi catodici prima di andare a dormire. Va bene, pregherò, ma non l'ho toccato. Ma è dissing, se non credi sia abbastanza, prova a cercare conforto nelle parole del parroco della tua dio. Ma non ho un parroco, non ho una diocesi.
Vai in pace. Ma io quanto sto spendendo in bolletta comunque in tutto questo? Che vorrei capire quanto sto spendendo in bolletta a chiamare tutti questi numeri. 524. Richiamiamo. Vediamo. Chiediamole prima l'amore. Ciao, dimmi il tuo nome. Mi chiamo Pornodiva. Pornodiva. Scegli uno per amore, due per salute o tre per fortuna. Scegliamo prima l'amore. Amore, vediamo cosa hanno da dire le carte sulla sfera sentimentale. Neppure una chat erotica, ci penso io. La stella, la temperanza e la ruota. Cosa vuol dire, padre? Le carte hanno parlato e non promettono nulla di buono. Che palle, però! Ma mi ha detto prima che invece andava benissimo. Ti ringrazio, Pornodiva. Avanti con la prossima telefonata. Le carte vi aspettano. Richiamo di nuovo. Non è giusto. Chiama quella delle suonerie. Magari funziona. Richiamo. Che magari questa volta funziona. La ruota con Paolo Fox. Ciao, dimmi il tuo nome. Sono sempre io, tanto lo sa. Pornodiva. Di nuovo tu. Che altro vuoi sapere? Hai appena chiamato. Fatti i cazzi tua. Adesso ho dato pure i soldi. Pornodiva, scegli uno per amore, due per salute o tre per fortuna. Io sceglierò il due. Salute, quella è fondamentale. Quando c'è la salute, c'è tutto. C'è tutto. Vediamo cosa dicono le carte. Speriamo bene questa volta, ti prego. Il giudizio, il papa e la ruota. Madonna santa, ragazzi, la vedo tragica. Le carte hanno parlato e non promettono nulla di buono. Ma pure stavolta, ma faccio schifo. Speriamo ci sia qualcun altro in attesa. Il prossimo avrà una lettura speciale. Sempre io. Anzi, non la chiamo. Voglio richiamare Padre Maronno. Mi faccio confessare. Ciao, dimmi il tuo nome. Sono Pornodiva. Pornodiva, che lo Spirito Santo possa liberarti da tutti i mali. È con il tuo spirito. Mi può liberare? Non si scherza con queste cose. Con quali cose? Se lavi le mani. Ho capito, ma che la cartomante si affida ai metodi pagani. Signore, ho capito, ma lei è un disco rotto. Ma lei mi dice sempre la stessa cosa. Ma qua Don Matteo è falso. Mi sta facendo spendere soldi inutilmente. Pagani o paganti? Magari uguale. È la Vergine dei tubi catodici. Ho capito. Capitano, però lei mi dice sempre le stesse cose. Quantomeno la signora mi offre una roba in più. È che il Signore sia con te e con il tuo spirito. Allora, guardiamoci intorno. Qui mi sembra tutto a posto. Lì c'è una signora, ma noi non li apriremo. Va bene, andiamo da Don Matteo. Scusatemi, vediamo un po'. C'è del sesso? Ah no, è un bambolotto. 846 800. No! Buonasera, Luca. No, ragazzi, voglio il numero per dimagrire. Dai, ti prego. Ma io non voglio il coccolotto tatu, già ce l'ho. Che palle. Ma volevo... Dai, ti prego, voglio il... No, ma voglio il numero di prima. Stiamo a giocare al pre-live. In che senso, Sasso? Qua intanto ci sta ancora il cavallo selvatico. E niente, raga, dobbiamo chiamare questa di nuovo. Dai, 524, pronto? Per le pubblicità vecchie. Ciao, dimmi il tuo nome. Signora, sono sempre io, la sua unica cliente. Pornodiva. Di nuovo tu, che altro vuoi sapere? Lo so, signora, ma tanto lei non ha altre chiamate. Si faccia toccare da me. Io non esco da questa schermata. Fortuna, chissà se le carte saranno dalla tua parte. E vediamo. Ah, ci sono i video delle pubblicità come nel pre-live. Aspetta, mi sembra bello. Mi sembra buono. Le carte hanno parlato e non promettono nulla di buono. Wow, spaccimma però, ya. No, ho capito. Qualcuno sistemi la linea subito. Aspetta che qui c'è... No, ragazzi, io però non mi giro.
La signora se n'è andata. Io la richiamo. 524. Io la richiamo. E non funziona. No, ragazzi, è tutto spento. Mi ha spento la TV. Aspetta. 888. Sì. Chiamiamo Don Matteo. Ciao, Steriva. Porno diva. Sono una porno diva. Signore, mi liberi dal male. La prego. Ci ha gustato pure la cartomava. Vieni un poco tu. Una presenza demoniaca nella tua casa? In questa epoca il diavolo è sempre dietro l'angolo. Con questi suoi giochetti astuti non siamo mai al sicuro. E no, signor Don Matteo, prendi immediatamente del sale e crea un cerchio intorno a te. Sarai al sicuro. Ripeti dopo di me. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus omnis satanica spe... Omnis incursio infernalis adversi omnis congregatio et se... Ergo draco maledicte ecclesiam tua securi tibi facias libertate servite regamus ad dinas. Ciao Fefa! La cartomante è stata esorcizzata e sconfitta grazie all'esorcismo di padre Umberto. Dal suo chiaro entusiasmo noti quanto si sia emozionato a praticare questo rito. Forse era la sua prima volta. Ma che vuol dire? Va bene, dai. Dai, bello. Bello, bello, ci siamo fatti esorcizzare e abbiamo esorcizzato. Io penso che vada bene così. Però a questo punto, altro quarto d'ora.